Ciao amici! Ormai lo dico da tempo, novembre è stato il mese della dieta vegana. E voi cosa avete fatto? Squaletto dice che lui ha cercato di mangiare più cavoli di mare. Bravo! Già, quando si parla di veg, la prima cosa che viene in mente sono le verdure. Ma sapete una cosa? Le verdure sono solo una piccola parte di quello che si può mangiare da vegani. Anzi, ci sono tantissimi altri alimenti che, oltre ad essere sani, sono anche buonissimi. Io non sono vegana, però vedo i miei amici che o mangiano come monaci benedettini dell'anno 1000 e dicono che solo così si sta bene. O si ingozzano di snack e merendine vegane e dicono che tanto fanno bene. E io non so più che pesci pigliare. A parte tu, Squaletto, tu vai sempre bene. Succede a molti. Non è semplice trovare il giusto equilibrio. Poi qualcuno viene da me disperato perché invece di stare bene sta peggio. I monaci che vorrebbero sgarrare e mandare tutto all'aria, anche l'aria che hanno nella pancia, e gli snack dipendenti che non riescono mai a dimagrire e hanno sempre fame e voglia di dolci. Qui serve la mia strategia intelligente in due punti. Se volete seguire un'alimentazione vegana, anche solo ogni tanto, ma senza farvi del male, ecco cosa bisogna fare. 1. Evitare i 6 cibi più nocivi per i vegani, come ho descritto in questo video. 2. Mangiare i 6 cibi più nutrienti per i vegani, come vi svelo oggi. Se vi piace l'idea, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E se poi volete approfondire, ho fatto già diversi video sull'alimentazione veg. E per vederli tutti? Ma è facile, basta iscriversi al canale con un click così e attivate la campanella delle notifiche per essere i primi a vederli. Bene, adesso vediamo i 6 cibi più nutrienti per i vegani, quelli che non devono mai mancare sulla loro tavola. Perché se il rischio dell'alimentazione vegana è quella di sviluppare certe carenze, per evitarlo bisogna essere vegani intelligenti, come dico sempre, e fare ruotare questi cibi in modo che almeno uno ogni giorno sia presente sulla tavola. Meno male che sono tutte cose buone. Corro subito a comprarle. Certo, io lo dico sempre, bisogna mangiare sano, sì, ma gratificare anche il gusto. Vi ricordo che nel mio canale trovate tante ricette sane, facili, veloci, adatte a tutti, veg e non veg, insieme ai consigli specifici su come usare certi alimenti speciali come i semi di zucca, i semi di lino, i semi di chia. Cercate nelle varie playlist e troverete tutto quello che vi serve. Ma per i vegani, la fatidica vitamina B12, la cianocobalamina, nome scientifico della vitamina B12, andrebbe integrata, secondo me. Ma questo è un discorso che merita un video a parte che farò presto per gli amici vegani. Bene, ora che sapete cosa fare e cosa mangiare di più per stare bene, sapete anche cosa condividere con i vostri amici e sui vostri social. Questo video, aiutate tutti ad essere contenti della loro scelta vegana e voi siate i primi a farlo, così diventerete dei trendsetter di salute naturale come me. Questo significa essere trendy e sani. Io vi aspetto al prossimo video, sempre qui sul canale, naturalmente. Ciao! Thank you.
too sparkling. Snack viventi, ho detto. Ecco.